laboratori che effettuano i circuiti interlaboratori con le ARPA e producono materiali di riferimento. Ah, ecco, questo volevo capire che significa, producete cosa? Dentro c'è un suolo. E questo è uno standard, questo è la prima. Cioè, lo prendete in natura e poi lo trattiamo. E lo prepariamo in modo che siano tante boccette tutte uguali l'una all'altra. Poi questo diciamo è uno standard qualitativo che va. Esatto, che va a tutti i laboratori che fanno controllo ambientale e noi facciamo la valutazione della comparabilità dei dati ambientali. E quindi facciamo il circuito interlaboratorio e quindi le agenzie, i laboratori e le agenzie ci restituiscono i risultati. Noi ne facciamo un'analisi statistica e dall'analisi statistica sappiamo l'affidabilità della rete di laboratori che operano sul territorio. Valutazione che serve per la preparazione di questi risultati. E queste sono fatte con i laboratori mobili, questi sono invece un altro tipo di attività che è legata allo sviluppo di metodi di analisi. Sono replicati in tutte le agenzie. Mentre alcuni di questi laboratori, in particolare quelli di radiochimica, cioè proprio questi qui, non lo sono perché sono molto costosi e specialistici. Lo dice la legge, lo dice la Commissione Europea che ha fatto delle visite di recente sul nostro sistema di monitoraggio e sottolinea la necessità di consorziare le regioni facendo pochi laboratori ma molto specializzati. Questo va anche nel senso di quello che dicevo lei prima, di risparmio di risorse, anche di personale soprattutto, cioè non è possibile replicare 21 situazioni del genere in tutte le regioni. Però questo è un punto di, penso, di riflessione comune a tutti. Quindi c'è un'alterazione di quella risposta che noi andiamo a misurare va comunque confrontata con una situazione di bianco, con una situazione di normalità. Dove la prendete questa? Diceva il fondo marino, prendete sempre organismi che vengono presi in aree che vengono considerate non contaminate. Esatto. Quindi note come divide, comunque non soggetta a quello che fa. Le zone bianco, cioè cercare di capire quali rimangano sulle bianco. Certo, ha fatto uno studio prima per proprio caratterizzare le zone bisogna scegliere le zone analizzate al microscopio che vengono fatte le datazioni delle rocce in base al contenuto fossilifero che è all'interno oppure da ricerche petrografiche per i minerali contenuti nelle rocce. Quindi c'è tutto un ciclo di lavorazione. Non l'avevo visto, in Italia sezioni sottili, li esaminiamo al microscopio, quindi perdiamo con precisione il campione di roccia e quindi la formazione da cui è stato preso il campione. E riportiamo tutti questi dati su un foglio geologico di 50.000, che ripeto sono lo strumento base per la prevenzione di dissesti idrogeologici. È un lavoro che fate quindi con un aggiornamento continuo? Con un aggiornamento continuo. Quando ci abbiamo i soldi, quando ci sono i soldi. Cioè io dico, per una volta realizzata la carta, la necessità di aggiornare la cosa di scelta. Siamo molto indietro per la copertura del periodo siamo a meno della metà. È un progetto nel Quintino Secondo. E questo paese è quello che quindi non è mai stato completato. La mia domanda è a 50.000 no, siamo ben lontani da 50%. C'è solo una regione dell'Emilia Romagna che è completata. La mappa geologica dell'intero paese, quindi non abbiamo ancora. Non è copiamola ancora, no? O meno della metà. E poi noi stiamo già pensando come farla evolvere, cioè rispetto, perché ormai ci interessiamo di una carta, diciamo, una carta geologica che abbia anche l'elemento tridimensionale in qualche modo. E quindi più altro bisogna trovare il fondo. Per quota parte così, per quota parte proprio questo progetto che a un certo punto è stato abbandonato nel suo percorso istituzionale, avendo suo percorso e quindi è stato non tanto dimenticato in quanto poi c'era l'attività di bonifi o altre cose, ma proprio perché a un certo punto la tipica inerzia nazionale non si è riusciti più a dare continuità al finanziamento di questo progetto, che aveva una sua ragione, un suo percorso. E questo ci comporta una serie di... Ma i dati di questa mappatura dove sono? C'è il sito del Servizio Geologico d'Italia, è uno dei siti migliori, è stato premiato di...
coerente con gli SPAC, non solo, perché oltre siamo già in submetadati, è un bel esempio di struttura, una delle tante strutture che consideriamo nella costellazione delle banche dati. Però questo è un discorso che io ho fatto rifare con il ministro, vedere un attimo se riusciamo a farla ripartire su discorsi, ma non semplicemente dal ministro, un discorso più complessivo. Questo vale per interessa. Ma non solo, ma prima ancora infrastrutture e trasporti. Io ho fatto una perizia per la variante di valico, cioè firmata dalla sottoscritta, per perfetto, contenzioso per comitati e imprese e compagnie d'aria, e lì abbiamo dovuto constatare che una quota parte era già c'era mappata, ma una quota parte necessitava di aggiornamenti, di percorsi ulteriori che noi abbiamo fatto, ma se da stampa se mi colleghi del CNR. Grazie al Servizio Geologico d'Italia, loro sono organo cartografico, esatto, ufficiale dello Stato. Noi abbiamo organizzato la competenza, perché ci sono i tre ministeri, sono i tre servizi cartografici dello Stato in Italia, c'è il territorio che adesso è ma voi avete coperto il 50% del territorio, avete proceduto per regioni un po' nella spot nelle varie regioni? È un concorso finanziato diciamo che è un po' a macchia di leopardo a secondo di particolari esigenze che si rappresentavano nel tempo. Particolari esigenze sismiche? In particolar modo sì, in gran parte dei casi. E questo è stato un po' un difetto, nel senso che in realtà ha distratto da un percorso sistematico. Sì, da un percorso sistematico. Sì. Quindi non è tanto quel discorso, ma è proprio il discorso anche di emergenza interna. Sì. Sì. E questa è una pecca che abbiamo nei confronti dell'Europa, nei confronti anche degli altri Stati Uniti. E questa è la città. Il resto d'Europa è più avanti in questo. Per quota parte sì, alcune altre. Diciamo le regioni, parliamo della Francia, della Germania, dell'Inghilterra. Hanno mappato tutto il territorio. Sì, a 50.000. Che vuol dire 50.000? È una scala di dettaglio. Cioè, a 100.000 negli anni 60-70 l'avevamo quasi completato al 99%, a parte qualche parte della Sicilia. Però era a scala al 100.000, quindi non è molto di dettaglio. Allora il nuovo progetto prevedeva, e quello che stiamo facendo, una nuova cartografia più di dettaglio, quindi in scala al 50.000. Su quella siamo un pochino indietro. Però si utilizza il lavoro precedente anche? I rilevamenti sono tutti infatti ex novo, in scala al 5.000 e a 10.000. Però la consistenza dei suoli la conoscete già? Abbiamo già degli elementi di base, questo è fuori di dubbio, però per farlo al 50.000 bisogna rifarli di nuovo. Rilevamenti, perché anche i rilevamenti sono più di dettagli in questo caso, rileviamo al 5.000 o al 10.000. Ci trovate anche cose diverse? Certamente, come no? Anche formazioni nuove. Allora, gli ho fatto una battuta a tutti i loro giovani. Gli ho detto, non voglio che qualcuno mi faccia il raccordo tra due linee, magari a computer, invece andare a vedere cosa c'è sta sotto. Sì. All'ultimo fista l'ho fatto di fronte a tutti. Col computer poi non vengono mai i raccordi. Tieni conto, però. Scusa. Sto dicendo, nella prospettiva futura il servizio geologico ha ancora più importanza, perché tutti gli stati hanno partecipato 15 giorni fa ad un'assemblea mondiale annuale e sostanzialmente stanno facendo tutta una serie di ricerche prospettivamente di sottosuolo rispetto alle fonti energetiche. Quindi il prossimo passaggio, l'evoluzione va in una dimensione ancora più dinamica e ancora più. Avendo finito di settare il suolo, andiamo a vedere sotto. A proposito di rispetto un attimo, su questo di questo invece ieri, quindi do la risposta al capo di gabinetto. Ieri abbiamo riunito il tavolo che affronta il problema di rivelazioni sismicità. Abbiamo affrontato, è un problema delicatissimo. Noi abbiamo creato questo tavolo su cui i colleghi sono assolutamente d'accordo, i colleghi sono dell'OGS, dell'ING, no? Del CNR, del MISE, mi sembra aver detto tutti, Protezione Civile, ci sono tutti, e andiamo per dare risposta a quella richiesta del Ministro. Stiamo raccogliendo e mettendo insieme, per mettere insieme. Non ricordo quale delle tante richieste. Ma il ministro ha scritto una lettera in cui ci chiedeva di fare un censimento. Pure io, intanto vado io a dirgli, chiediamo questo, un censimento delle pagliazioni. Sostanzialmente. Non era questo? Non è per le trivelazioni in mare. Sì, allora, io credo che siamo partiti dalle trivelazioni. Uscì con una dichiarazione, dicendo darò a Ispra di capire se
Io gli dissi, ministro, guarda che non è competenza, ministro, cioè ci sono altri soggetti che sono competenti per questa materia, mentre rispo ad esempio è competente sulla descrizione della struttura del sottosuolo, della superficie. Allora mi ha scritto un'indicazione operativa, dice a me, vabbè, mettimi insieme le informazioni, vediamo che punto è lo stato dell'arte. Per fare questo, ho concertato con i vari soggetti e abbiamo creato questo tavolo che per il momento è informale, ma adesso formalizzeremo per avere le risposte. Qui verrà il carotatore, tutta l'unità appunto che si occupa della sagomatura, della preparazione del provino e la caratterizzazione. Di là invece andiamo.